Frequentava estremisti islamici ed era noto agli 007 tunisini, il 23enne che ieri ha fatto strage di turisti sulla spiaggia di due resort a Sus, prima di essere ucciso. 39 le vittime dell'attacco e una quarantina i feriti. Tra loro non ci sarebbero italiani. Il Premier Tunisino ordina la chiusura di tutte le moschee e invia i soldati nei resort, ma i turisti abbandonano il paese. L'Isis ha rivendicato l'attentato nel venerdì di sangue nel quale i jihadisti hanno colpito anche vicino a Lione, a Kuwait City e in Somalia. La nostra intelligence lavora 24 ore al giorno per fare il massimo della prevenzione, ma nessun paese può dirsi sicuro essere cioè a rischio zero. Angelino Alfano conferma che l'allerta terrorismo resta alta non solo in Italia dopo gli attentati di ieri. L'Unione Europea propone alla Grecia un piano di aiuti da 15 miliardi e mezzo da erogare fino a novembre per evitare il fallimento, ma il Premier Tsipras dice no in nome degli alti costi sociali e rilancia, chiamando i greci a decidere sulla proposta dei creditori in un referendum annunciato per domenica 5 luglio. Oggi intanto un nuovo incontro dell'Eurogruppo per bloccare lo stallo. Renzi ha deciso il governatore della campagna, Vincenzo De Luca, viene sospeso in base alla legge Severino. Abbiamo seguito l'iter, dice il premier. Nello stesso provvedimento di sospensione viene fatto riferimento al parere dell'avvocatura dello Stato, secondo cui De Luca può nominare la giunta per salvaguardare il funzionamento dell'Ente. La giurisdizione valuterà i diversi passaggi. Dal via libera alla riforma sanitaria, alla battaglia per rimuovere la bandiera confederata dai luoghi pubblici fino alle nozze gay per Obama è stata una settimana storica vince l'amore, un grande passo nella nostra marcia verso l'uguaglianza, scrive in un tweet il presidente americano dopo il via libera in tutti gli Stati al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Buongiorno e benvenuti al nostro telegiornale. Dunque oggi in primo piano non può eh, non esserci il drammatico attentato di eh, Sus contro i eh, turisti che erano alloggiati in un resort tunisino. Sono 39 eh, le vittime di questo massacro, 39 persone uccise eh, mentre prendevano il sole sulla spiaggia sotto gli ombrelloni. Un'immagine eh, devastante che ha fatto il giro eh, del mondo. Dunque un attentato naturalmente contro l'Occidente ma... Eh, soprattutto contro la Tunisia, un eh, paese che, agli occhi degli estremisti islamici, è colpevole di avviarsi verso una piena eh, democrazia, dunque, è un paese che è stato colpito a due mesi, a tre mesi dal drammatico attentato al Museo del Bardo eh, nel settore che è più fondamentale, quello del turismo. Sono eh, migliaia i turisti che in queste ore stanno lasciando il paese, 2500 britannici, ma anche molti altri che hanno assaltato gli aeroporti. Mentre Invece i tour operator hanno cancellato tutti i eh, soggiorni, questo mentre l'Isis si è formalmente attribuita alla paternità eh, di questo attentato che è stato compiuto eh, da questo giovane studente, che state per vedere. Seyfeddin Rezgui, 23 anni, studente di ingegneria informatica, membro del gruppo universitario della gioventù islamica e assassino di 39 turisti. Le sue foto, sorridente in t-shirt con i kalashnikov accanto e poi vestito di nero mentre va a caccia delle sue vittime a Sus, sono state postate su Twitter dall'ISIS che ha rivendicato l'attentato e lo ha chiamato col suo nome di battaglia Abu Yahya al-Kairawani. Finora è indicato come l'unico responsabile della strage ed è stato ucciso ieri, circa mezz'ora dopo essere arrivato sulla spiaggia davanti all'hotel Imperial Marhabah, con il suo mitragliatore tranquillamente nascosto in un innocuo ombrellone. Era un ragazzo di 20-25 anni, con i capelli lunghi e con la barba, lo hanno descritto alcuni sopravvissuti, e rideva mentre sceglieva chi uccidere. Non aveva precedenti penali, né era mai andato in Libia ad addestrarsi come altri terroristi, ma secondo i servizi segreti tunisini frequentava moschee gestite da estremisti salafiti. Il governo tunisino quindi ha deciso di usare il pugno di ferro contro i predicatori estremisti. 80 moschee in tutto il paese note per le prediche incendiarie dei loro imam sono state chiuse. Il primo ministro Sapsi ha richiamato i riservisti e ha schierato l'esercito negli alberghi, nei siti archeologici e in altri luoghi turistici. Ma ormai sono migliaia i turisti in fuga da un paese che di turismo praticamente vive. Anche se questa coppia ha deciso di rimanere, siamo inglesi, dicono, e non vogliamo che i terroristi vincano. Negli ospedali di Tunisi ci sono ancora decine e decine di feriti, qualcuno anche in condizioni molto serie e va avanti lentamente l'opera di identificazione delle vittime. La maggior parte di loro, quando è stata uccisa, indossava solo il costume da bagno, niente documenti quindi o altri elementi utili all'identificazione. Allo stato attuale è stato dato un nome solo a dieci di loro, otto britannici, un tedesco, un belga, ma dovrebbero esserci anche almeno un irlandese, francesi, norvegesi e ucraini. Poco fa il primo ministro David Cameron ha avvertito il suo paese di prepararsi all'idea che le vittime britanniche saranno molte, ma molte di più. Le prime notizie circolate ieri che cioè ci fossero anche quattro italiani fra i morti non sono state finora confermate. A quello di ieri è stato un venerdì di sangue su tre eh, continenti, un giorno che come sappiamo non è casuale, il giorno della preghiera per i eh, musulmani, non è dunque eh, solamente la Tunisia, c'è cioè la Francia, ancora una volta eh, colpita Lione, questa volta tra Lione e Grenoble dove un estremista ha tentato prima di far esplodere un impianto eh, di gas per poi decapitare quello che poi era il suo datore eh, di, di lavoro dunque la Francia, ma anche la Somalia e il eh, Kuwait dove è stata attaccata una moschea scita dove appunto dunque nel venerdì di sangue le persone stavano eh, pregando e anche qui eh, i morti sono eh, decine Neanche il mese sacro dell'Islam e il Ramadan sembra poter fermare la violenza sanguinaria dei jihadisti dell'Isis e forse non è un caso se il giorno scelto per compiere gli attentati sia il venerdì, il giorno nel quale i fedeli di religione musulmana si recano nelle moschee. Stavano pregando le 27 vittime e gli oltre 200 feriti colpiti ieri dal kamikaze entrato nella moschea sciita di Kuwait City. Abbiamo colpito il tempio dei negazionisti, hanno fatto sapere gli uomini di al-Baghdadi rivendicando l'attacco. Nelle ultime ore le forze speciali del ricco Emirato Arabo hanno eseguito numerosi arresti di persone sospettate di avere legami con l'attentatore suicida. Ma non è solo la penisola araba a dover fare i conti con una nuova stagione del terrorismo che sta destabilizzando i precari equilibri dell'intera regione. Anche l'Europa, da ultima la Francia, sembra non riuscire a risvegliarsi da un incubo, soprattutto ora che sta scoprendo che l'appello farneticante lanciato dai seguaci di Al-Baghdadi di colpire l'Occidente, non soltanto gli Stati Uniti, ma anche il cuore del vecchio continente, ...dal Belgio, la Francia, la Germania, la Svizzera, non era solo una minaccia. L'opinione pubblica francese è ancora sotto shock per la notizia dell'attacco allo stabilimento di Saint-Quentin-Fallavier... ...con le notizie drammatiche che arrivano dalla Tunisia e dal Kuwait quando durissime arrivano le parole del Premier Valls. Ormai la domanda non è se ci sarà un altro attacco, ma quando questo avverrà. Le dichiarazioni del capo del governo dicono chiaramente ai francesi che la sicurezza non può essere garantita neanche nel proprio paese. Anche il Regno Unito non sfugge alla minaccia jihadista. Secondo quanto scrive oggi il tabloid Sun, l'unità antiterrorismo di Scotland Yard ha sventato un attentato terroristico a Merton, quartiere sud-occidentale di Londra, nel giorno dedicato alla celebrazione delle forze armate. Il piano prevedeva l'esplosione, al passaggio dei reparti, di un ordigno rudimentale formato da una pentola a pressione imbottita di esplosivo, chiodi e cuscinetti a sfera, come quello utilizzato per colpire nell'aprile di due anni fa la maratona di Boston negli Stati Uniti. Dietro l'organizzazione dell'attentato ci sarebbe il capo dell'unità degli hacker dell'ISIS in Siria. Ecco, l'Isis che rivendica questi attentati naturalmente è lo stesso che sta cercando di costruire il proprio Stato islamico tra la Siria e l'Iraq. Continuano, ecco allora che continuano violentissimi gli scontri tra le milizie jihadiste dell'Isis e quelle dei, dei kurdi nella città di Kobane, città simbolo della, della resistenza kurda al confine appunto tra Siria e Turchia, con Damasco che accusa la Turchia di aver, la Turchia, Ankara, che è storicamente anticurda, di aver lasciato passare quest'ultima ondata di terroristi che hanno seminato eh, distruzione e dunque nelle ultime ore però eh, raccontano eh, i eh, testimoni che gli jihadisti eh, sunniti starebbero arretrando, che i curdi sarebbero eh, riuscendo ad ottenere eh, terreno rispetto all'avanzata dei eh, giorni scorsi innalzare il livello di allerta al massimo grado possibile. È partita ieri dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza una circolare a tutti i prefetti d'Italia diretta conseguenza del triplice attacco terroristico in tre diversi continenti, migliaia gli obiettivi sensibili, i luoghi di culto, monumenti, stazioni, aeroporti, impossibile circoscrivere i potenziali bersagli, anche se come si affrettano a dire tutte le autorità non ci sono al momento evidenze di possibili attacchi. Il modus operandi di questa nuova fase terroristica fa sì che non ci sia siano paesi a rischio zero. Le parole del ministro Alfano che questa mattina in videoconferenza al Festival del Lavoro di Palermo ha poi continuato provando a rassicurare tutti. La nostra intelligence è comunque al lavoro 24 ore al giorno per il massimo della prevenzione. Già lo scorso febbraio dopo l'attentato a Charlie Hebdo e vista l'escalation della crisi libica, il Viminale aveva esteso l'impiego dei militari impegnati nell'operazione Strade Sicure con un contingente formato da quasi 5.000 membri dell'esercito impegnati nelle nostre città e la vigilanza di siti e obiettivi sensibili dopo i tre attentati l'operazione è ovviamente rinnovata al momento ancora nessuna notizia rispetto a un possibile nuovo aumento nel numero di soldati impegnati nel pattugliamento impegno nel tenere alto il livello di allerta anche in una nota diffusa ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella che coglie l'occasione per ricordare che coesione e compattezza sono le armi per rispondere e non avvantaggiare il terrorismo, coesione e compattezza che non devono essere solo prerogative italiane perché come scrive il Stesso capo dello Stato è necessario che anche nell'Unione Europea polemiche e angusti calcoli di convenienza vengano accantonati di fronte all'esigenza prioritaria di lotta al terrorismo. Questa è tanto più forte, scrive Mattarella, quanto più viene svolta rispettando libertà e solidarietà e dimostrando la forza e la superiorità della democrazia e dei suoi valori. Questo naturalmente era il servizio in quella molto più ampia, europea e anche mondiale, abbiamo sentito parlare il premier Valls francese che diceva appunto eh, si rendeva conto e diceva chiaramente dell'impossibilità eh, di, eh, di controllare da vicino tutti i possibili siti eh, sensibili. Sappiamo che il terrorismo adesso è un terrorismo organizzato, quello dell'Isis, ma ci sono anche molte schegge impazzite che paradossalmente sono molto più eh, difficilmente controllate come ben sanno i servizi di intelligence noi adesso andiamo avanti con i eh, fatti di casa nostra la cronaca eh, giudiziaria ma anche eh, politica Vincenzo De Luca il neoeletto eh, presidente della Campania, sembra davvero destinata a, un, a ricorrere ad un ennesimo eh, ricorso di giustizia alla sua vicenda ieri a Palazzo Chigi ha eh, il premier Matteo Renzi ha sospeso in ottemperanza a quanto previsto dalla legge Severino il neoeletto presidente, È una legge che comunque, secondo l'avvocatura dello Stato, va corretta perché lascia ampio spazio alle interpretazioni e però permette, eh, permette a De Luca un certo margine di manovra. Vediamo tutto nel servizio. Con una mossa a sorpresa che ha spiazzato tutti, Matteo Renzi ha annunciato ieri sera di aver firmato il decreto di sospensione di Vincenzo De Luca da presidente della regione Campania. La decisione è arrivata dopo il nulla osta ricevuto dall'avvocatura dello Stato, alla quale Renzi si era rivolto per avere un parere che si è espressa in merito, stabilendo che la legge Severino va corretta perché, così come è stata formulata, lascia spazio a molti dubbi la parere, interpretativi. In noi abbiamo proceduto alla eh, firma del decreto di sospensione come da impegni avevamo sempre detto che avremmo eh, mantenuto eh, ogni tipo di eh, intervento necessario senza fare ricorso ad alcuna normativa ad hoc e l'abbiamo Dimostrato una volta di più. L'esecutivo dunque ha deciso di sospendere De Luca, sul quale ricordiamo in base alla legge Severino incombe la sospensione fino a un massimo di 18 mesi per la condanna in primo grado per abuso d'ufficio. Sospeso senza varare alcun provvedimento interpretativo ad personam che avrebbe permesso al governatore di nominare prima la nuova giunta ma che avrebbe esposto Renzi alle critiche delle opposizioni che minacciavano anche denunce. Il governo ha semplicemente seguito l'iter, ha proceduto in modo perfettamente corrispondente alla legge. Con questo finisce il nostro lavoro, ha detto Renzi, augurandosi che adesso De Luca possa fare gli atti consentiti dal parere dell'Avvocatura di Stato, come quello di formare la nuova giunta. Solo che adesso toccherà a lui valutare gli atti e non più a Palazzo Chigi, ha precisato Renzi, convinto che il governatore farà ricorso. Ieri è stato sospeso De Luca, la giurisdizione valuterà i diversi passaggi, ribadisce oggi il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il diretto è interessato per ora tace ma è assai probabile che il governatore ricorrerà allo stesso Tribunale civile a cui si è rivolto il sindaco di Napoli De Magistris che ha deciso di lasciarlo in carica fino a quando sulla legge Severino non si pronuncerà la Corte Costituzionale. Un esito favorevole in cui spera anche De Luca. Intanto, lunedì, aspettando che la sospensione diventi esecutiva, il governatore Campano si prepara per la sua prima riunione in Regione, dove è intenzionato ad andare avanti per la sua strada, nominare la Giunta. E il suo vice che dovrà sostituirlo nel periodo di sospensione. Le opposizioni hanno già annunciato battaglia, sarà una giornata caldissima. Ecco il sindaco di Napoli, forte della sentenza che lo lascia al suo posto, dice "Auspico di poter avere a più presto un interlocutore è formale alla guida della regione perché un voto istituzionale in un posto così delicato può essere pericoloso. Luigi De Magistris non entra nel merito della questione relativa alla sospensione di Vincenzo De Luca, ma si augura che si definisca quanto prima questa situazione che dopo la firma della sospensione da parte del premier Renzi non è meno complicata. De Magistris ancora sicura che ci sarà un proficuo rapporto istituzionale con il presidente della regione, come ha già avuto modo di verificare nel primo incontro con De Luca quando dice abbiamo Abbiamo ribadito che uno dei temi centrali sarà l'utilizzo dei fondi europei nella città di Napoli. E adesso la Grecia, perché resta ancora tutta aperta la questione di Atene, del suo salvataggio dal fallimento economico. L'attesa di oggi è per l'Eurogruppo che dovrà valutare i documenti che si riunisce a Bruxelles nel tentativo di trovare... Una soluzione, un compromesso, un giusto compromesso per evitare il fallimento della Grecia, mentre il premier Tsipras sta pensando ad un referendum da sottoporre ai suoi concittadini per l'accettazione o meno delle regole, delle misure imposte dai creditori internazionali. Si è detto tante volte che fin quando le immagini in arrivo dalla Grecia non erano queste, si poteva essere, se non tranquilli, almeno fiduciosi. Ma oggi ci si è arrivati. Code davanti ai bancomat e code davanti alle banche. È uno dei simboli della paura? I greci vivono così il loro tempo penultimo. Ieri sera il governo ha fatto sapere che lunedì le banche resteranno aperte. Ma se anche solo la metà dei circa 11 milioni di greci si mette in coda, è chiaro che non ci saranno soldi per tutti. Allora potrebbe essere non più paura, ma panico. Domani il gruppo dei negoziatori greci vedrà vedrà Mario Draghi di domenica e già questo è è un segno di necessità urgente urgente, perché a Bruxelles non è è bene è è come in un un in in la posta si è è continuamente oggi pomeriggio pomeriggio ministri ministri finanze si si rivedranno per la liturgia liturgia terapeutico terapeutico. sono svariate svariate quelli quelli la la Grecia come paziente paziente. che al vertice di Bruxelles era arrivato con il sorriso ma denunciando strane manovre del fondo monetario accusato di avere oscuri interessi da difendere con il fallimento di Atene offesissima la lagarda se ne è poi andata il presidente ha ieri, annunciando a sorpresa un referendum sul piano che serve a incassare il famoso prestito da 7 miliardi. È chiaro che Tsipras, più che temere la sua tenuta esterna, ne teme una interna al suo partito e al suo paese. Non vuole passare per chi tradisce le promesse e il mandato. Ma stringi, stringi è l'ennesimo trucchetto greco per prendere tempo. Tsipras avrebbe infatti messo in agenda la consultazione popolare per il 5 luglio e chiederebbe un allungamento delle scadenze dei rimborsi, la prima e il 30 giugno, per poterlo svolgere con calma. La calma che in queste ultime ore comincia a mancare ai greci, fiaccati da un tira e in molla infinito, che ora minaccia direttamente i risparmi di una vita. E come sappiamo per la Grecia lo scoglio più difficile sono le repubbliche baltiche, i paesi dell'est, la Polonia, la Repubblica Ceca e anche i paesi bassi. Infatti poco fa da Bruxelles arriva l'affermazione del ministro delle finanze olandese che dice che per i paesi bassi una scadenza è una scadenza scadenza e dunque non ci sono ragioni per un'estensione del programma di salvataggio di Atene. Dunque questa è una posizione molto chiara, ma restiamo alle notizie dall'estero, varchiamo l'oceano, andiamo negli Stati Uniti perché c'è stata una storica sentenza della Corte Suprema Americana che autorizza i matrimoni tra persone dello stesso sesso nell'intero territorio nazionale. Dunque in tutti gli Stati Uniti, anche in quegli Stati più retrogradi, dove sembrava davvero impossibile che potesse accadere, un evento che è stato celebrato dalla eh, Casa Bianca, che per l'occasione si è illuminata di colori dell'arcobaleno. Eh, vince l'amore, ha detto raggiante eh, Barack Obama insieme a, a eh, Michelle di fronte ad una folla festante, ma è a fare dago dalla bilancia. Paradossalmente è stato proprio un eh, giudice eh, di nomina repubblicana. Ma il degli Stati Uniti in questi giorni, in questa settimana, ha voluto anche mettere l'accento su quello che è un pilastro della storia americana e in particolare del mandato di questo Presidente, ovvero il superamento della questione razziale che incredibilmente in America è ancora molto forte. Amazing. Al funerale di Clementa Pickney, Barack Obama canta Amazing Grace, uno degli inni più suonati nelle chiese afroamericane, scritto quasi tre secoli fa da un ex capitano di navi negriere pentito. Il Presidente ha scelto proprio questa canzone al termine dell'orazione funebre per il Reverendo e Senatore ucciso con altre otto persone nella chiesa di Charleston da un suprematista bianco di 21 anni. Un giovane che amava le armi e i simboli della segregazione razziale, come le vecchie bandiere del Sudafrica e della ex Rhodesia, oggi Zimbabwe, oltre a quella degli Stati confederati che, nonostante la sconfitta ormai tanto tempo fa nella guerra di secessione, sventola ancora su troppi edifici degli Stati del Sud. Contro questo simbolo si è scagliato Obama. Quella bandiera è sinonimo di oppressione, ha detto. Per troppo tempo siamo stati ciechi davanti al dolore che quel vessillo ha causato, come ciechi siamo stati di fronte al caos generato dalla violenza legata alle armi. Il presidente, con il suo discorso, ha denunciato sia il razzismo mai superato che l'incapacità degli USA di regolare la questione delle armi. Un argomento su cui Obama non è mai riuscito a imporsi, come invece è accaduto per la riforma sanitaria e altre battaglie per i diritti civili. Proprio mentre Obama cantava l'inno scritto da un ex negriero, la Casa Bianca si tingeva con i colori dell'arcobaleno e le piazze si riempivano di gente per festeggiare la sentenza della Corte Suprema sulle nozze tra persone dello stesso sesso. Una vittoria per il Presidente che sui diritti civili ha impostato molto della sua linea politica e che non è stata l'unica. In questi giorni sempre la Corte ha bloccato un ricorso contro la riforma sanitaria, salvando così la legge, che ha esteso a milioni di americani la copertura medica. E il Congresso, a maggioranza repubblicana, ha votato a favore del Trattato di libero scambio Asia-Pacifico. In Italia invece siamo costretti ancora a parlare di inchieste giudiziarie che riferiscono appunto di una magistratura che opera contro amministratori che si appropriano di eh, indebitamenti, di, di fondi pubblici, si chiama Truffa, ieri vi abbiamo parlato della Calabria, oggi siamo alla Sicilia. Volare per passione c'è scritto sul loro sito e invece secondo la procura di Palermo volavano per lucrare mettendo in pericolo il patrimonio boschivo della Sicilia. Una colossale truffa sventata dalla Guardia di Finanza. Quattro società tutte del Nord Italia che si sono riunite in una associazione temporanea di imprese che si è aggiudicata un appalto milionario per spegnere gli incendi in Sicilia senza averne i requisiti, senza avere mezzi e personale necessario, tecnici e piloti. Per vincere la commessa hanno c'è cioè dichiarato il falso Rimanendo così gli unici in gara, hanno detto di possedere due bimotori che invece erano impiegati in altre regioni italiane e di avere personale a copertura dei turni che invece lavorava altrove. I pochi impiegati a disposizione erano così costretti a garantire più ore di presenza di quelle dovute, andando contro le disposizioni dettate dall'ENAC sui limiti di volo. E così quando scattava una chiamata di intervento fingevano di partire con gli elicotteri e poi simulavano improvvise avarie che avrebbero costretto il pilota a tornare alla base. Ma in realtà non c'erano né elicottero né pilota. Tutto falso. Senza contare che quelle poche volte in cui gli interventi venivano effettuati la sicurezza dei voli era messa a grave rischio visto che non c'era il personale per la manutenzione dei mezzi. Oggi la finanza ha eseguito una serie di sequestri nei confronti degli amministratori delle società coinvolte. Immobili, attrezzature, conti con per un valore totale di 12 milioni e mezzo di euro. La Procura di Palermo agli indagati contesta reati di truffa aggravata a danno dello Stato e falso in atto pubblico. Per lo sport ci sono naturalmente le notizie del calciomercato. Adesso è ufficiale Carlos Tevez è un attaccante del Boca Juniors. Tevez torna a casa, benvenuto. Così il Boca ha annunciato il ritorno dell'ex attaccante della Juventus, che ieri sera ha realizzato il rigore decisivo contro la Colombia, che ha portato l'Argentina alla semifinale di Coppa America. Intanto la Juve, perso Tevez, cerca di tenersi stretto Pogba, almeno per la prossima stagione. Il centrocampista francese è però nel mirino delle grandi d'Europa, pronte a scatenare l'asta milionaria. Il Manchester City sarebbe disposto ad offrire ben 85 milioni di euro, cifra da capogiro che però potrebbe essere superata dalla concorrenza. La delle big spagnole, Real Madrid e Barcellona. Il Real metterebbe sul piatto 50 milioni più il trequartista Isco, lasciando inoltre definitivamente alla Juve Alvaro Morata. Il Barcellona, disposto ad di investire 80 milioni, invece avrebbe il vantaggio di dover lasciare Pogba un altro anno a Torino a causa del blocco del mercato imposto dalla FIFA. Il francese è il lago della bilancia nella corsa alla presidenza del club Blaugrana tra l'attuale numero uno Bartomeo e lo sfidante Laporta. La prossima settimana ci sarà un contatto in Italia per cercare di accelerare la trattativa e bruciare sul tempo la concorrenza. Sempre per quanto riguarda la Juve, la stampa spagnola dà per prossima la cessione del cileno Vidal. Il giocatore piace al Real Madrid ma anche all'Arsenal, che ha deciso di investire almeno 30 milioni di euro. L'obiettivo principale del Milan adesso è il centravanti. Sfumato Jackson Martinez, passato all'Atletico Madrid, si punta sul colombiano Bacca. Il Milan era in ritardo rispetto alla Roma, ma pian piano sta recuperando. Bacca ha una clausola di 30 milioni. Chi li versa prima al Siviglia acquista il giocatore a patto di avere la sua firma. Le due società condividono anche la scelta delle possibili alternative, Lukaku, Zeco e Luiz Adriano i nomi più ricorrenti. Nella capitale la suggestione più forte è rappresentata dal nome di Zlatan Ibrahimovic. L'esterno del Barcellona Montoya è molto vicino all'Inter che lo ingaggerebbe con un contratto biennale, mentre il mediano Imbula arriverà dal Marsiglia con la formula del prestito oneroso. Interessa anche Salah al quale la Fiorentina ha proposto un ingaggio di 3 milioni più bonus, l'egiziano deciderà entro il 30 giugno. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco vedremo insieme se ci sono degli aggiornamenti. tornati in studio, allora non ci sono aggiornamenti particolari, rimanete però con noi perché sta per cominciare TG Cronache con Raffaella Di Rosa, tra l'altro ci sarà un collegamento con l'Expo di Milano dove si trova il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che sta eh, parlando anche di eh, terrorismo. Sono le 14, vi ringrazio molto anche oggi per essere stati con noi e vi aspetto a domani, arrivederci.